Professoressa Laura Patrizia Cagnazzo, lei oggi è stata tra i relatori durante questa importante assemblea, la prima in presenza che ha visto insieme le tre sigle confederali CGIL, CISL e UIL. In particolare lei è intervenuta sul mondo della scuola. Qual è la realtà che vive in questo momento la regione Campania e perché è così importante sensibilizzare anche l'opinione pubblica e la società civile? Ci sono molti temi sul tavolo della trattativa in questo momento, sia al Ministero per via degli emendamenti che dovrebbero essere finanziati dalla politica verso la scuola. La Campania da sempre lamenta una serie di mancanze infrastrutturali, anche infratecnologiche. Sappiamo perfettamente che è una delle regioni col più alto tasso di dispersione scolastica e molti di studenti ce li siamo proprio persi durante il periodo del Covid, perché mancavano le infratecnologie nelle case. Il 34% dei nostri studenti non aveva strumentazioni adeguate per potersi connettere con la scuola e con i suoi docenti. La scuola è stata bravissima, è stata resiliente per davvero, è una parola molto abusata la resilienza, ma il giorno dopo il lockdown quasi tutte quante le scuole erano riuscite a collegarsi per poter raggiungere i nostri studenti nelle loro case, ovviamente tutti quegli studenti che avevano la possibilità di poter fruire di un mezzo di comunicazione per potersi connettere. La scuola ha cercato di dare il suo sostegno anche attraverso tablet, PC, ma soprattutto le bande che non riuscivano ad arrivare. Neanche la nostra scuola era dotata a quel livello, ma ci siamo riusciti e questo è stato un bellissimo sforzo, non soltanto da parte delle famiglie che hanno dovuto avere i ragazzi a casa e quindi controllare questo tipo di attività, ma soprattutto noi docenti che al di fuori di ogni conoscenza di questo nuovo mezzo di supporto ma anche di comunicazione sono riusciti veramente a riadeguarsi, a rimettersi in gioco. Un modello non è per sempre, noi siamo pronti al cambiamento come UIL Scuola, ma per avere il vero cambiamento ci vogliono le risorse economiche. Nessun paese riesce a davvero a cambiare le cose se non vi sono effettivamente le risorse economiche e la disponibilità delle risorse professionali. Guardi, il mondo della scuola è un mondo completamente a parte, il nostro non è né un mestiere né una professione, è una vera e propria vocazione e si dirime su due strade. La vocazione è quando siamo portati verso i nostri studenti, la professionalità è quando noi siamo in grado di poter trasmettere e di poter portare fuori il meglio dei nostri studenti ed è questo che ci chiede la scuola moderna, quella di portare i nostri studenti verso le competenze e soprattutto verso l'unità dei saperi, attraverso una visione olistica ma soprattutto attraverso una visione educativa formale che non può non sostanziarsi nel mondo della scuola. Noi siamo per la scuola pubblica ma soprattutto siamo per una scuola giusta, equa, attraverso tutti i sistemi sociali che possano mettere in campo le risorse. I ragazzi hanno bisogno della rete di protezione, non è possibile mandarli allo sbaraglio così. È inutile dire che la scuola italiana non è in grado. La scuola italiana non ha avuto risorse ed è stata vittima di una serie di spending review iniziate nel lontano 2012 e che speriamo oggi, attraverso gli emendamenti e attraverso una ristrutturazione concettuale della scuola, noi andiamo verso un decremento della popolazione scolastica e il decremento della popolazione scolastica porterà immancabilmente verso un sottodimensionamento delle scuole che attualmente è verso i 600 studenti, ma che sicuramente nei prossimi tempi verrà profondamente diminuire e sostanzialmente diminuire il suo numero di ragazzi. Ecco, la scuola ha bisogno dei suoi dirigenti, ha bisogno del suo personale ATA, dei suoi assistenti materiali e ha bisogno dei suoi docenti, di un DSGA, perché senza un leader educativo non c'è una scuola pari che possa competere con le altre scuole internazionali. Quanto sarà anche importante il piano, il PNRR e la visione di spesa lungimirante per il rilancio della scuola in Italia? Noi ci auguriamo che vi sia una distribuzione equa dei fondi, perché fino ad adesso, grazie alla cosiddetta autonomia differenziata, il Sud ha lamentato una spesa pro capite per studente di circa 277 euro, mentre al nord e al centro assistiamo a cifre ben più sostanziose, quasi il doppio, il triplo della spesa investita per le scuole. Al Sud
Sud il lavoro femminile è completamente disperso, perché non ci sono asili nido, perché non ci sono scuole a tempo prolungato, perché non c'è quella rete assistenziale di cui parlavo prima e che porterà lentamente anche il Sud a rimettersi in gioco attraverso la sua grande inventiva, voglia di lavorare, ma soprattutto per l'amore che ha verso i suoi figli. Questa è una terra che ha bisogno di essere assolutamente rivalutata nel tempo, ma attraverso le risorse umane e attraverso le risorse economiche che il governo saprà metterci a disposizione. Grazie professoressa Cagnazzo. Grazie a voi tutti.